un brutto primo quarto, mettiamola così. Sì, penso che non è solo il primo tempo che è brutto, penso che è la partita in generale, forse nel terzo tempo riusciamo a mettere un po' fuori la testa dal buco, ma oggi sono più veloci di noi e possiamo imparare qualcosa da loro. Cosa è mancato, Luca, secondo te? Loro sono più veloci di noi nell'uscire dal loro terzo, nel metterci sotto pressione, hanno giocato con una velocità molto alta che abbiamo fatto fatica a, diciamo, a matchare, quindi a sostenere anche noi. Testa o gambe che mancava? So. Quando manca la velocità di solito mancano entrambe le cose, no? È un po' una la conseguenza dell'altra, no? Quando hai il feeling che le gambe non vanno è perché la testa non va così veloce, e loro si muovono molto bene, sono molto ordinati come cinque uomini sul ghiaccio insieme, noi oggi lo siamo stati meno. Se c'è da salvare almeno qualcosa vuol dire che giocando con l'uomo in meno almeno lì avete retto bene. Sì, sono d'accordo, penso che se c'è una cosa da salvare sicuramente è il box play, abbiamo giocato molto bene e questo è qualcosa che possiamo portare avanti. Stranamente proprio è mancata la prima linea anche, non sono arrivati i risultati, è un caso? In una partita del genere non è una linea che è mancata, no? Credo che loro alla fine escono dal ghiaccio, se non sbaglio, con 0 gol fatti, 0 gol subiti, quindi alla fine sono mancati sì, ma hanno fatto comunque il loro lavoro difensivo. Credo che oggi siamo mancati un po' come squadra, soprattutto nei primi due tempi, e quando è così è chiaro che contro una squadra del genere non hai nessuna chance di vincere. Dopo aver perso 2 partite di fila, arrivati ancora più arrabbiati per venerdì ad Ambri. Sì, ma è chiaro che il derby è una partita diversa, è una partita speciale, no? Quelli che io non sono dell'idea che è una partita come le altre, è una partita che ti dà 3 punti come le altre, ma sicuramente è una partita speciale, quindi non c'è mai un modo buono o un modo cattivo per arrivarci, è sempre un modo per arrivare al derby, devi essere pronto perché è il derby, quindi credo che domani ci guarderemo allo specchio, guardiamo cosa non è funzionato stasera e poi da lì iniziamo a lavorare per preparare la partita di venerdì. Speri qualche rientro? Spero sempre in qualche rientro. Io in questo caso penso che sia auspicabile, no? Sì, ma è chiaro che... Non sono né un medico né un fisioterapista, quindi non posso fare niente per accelerare il rientro di chi è fuori. Quello che posso fare è sapere chi è disponibile per giocare le partite e cercare di mettere sul ghiaccio la migliore squadra possibile nel miglior assetto possibile. Questa sarà la stessa sfida che avrò per venerdì. Ok, grazie. Grazie a voi. Ciao.